Sono Maria ed ho 30 anni. Il mio percorso è stato abbastanza casuale perché l'anno scorso ho frequentato un corso di formazione regionale per orafi e quindi sono approdata qua molto casualmente. E in realtà poi mi sono appassionata molto a questo lavoro, anche vedendo la passione che ci mettevano gli artigiani qui. Mi è piaciuto e sto cercando di intraprendere questa nuova strada. Maria è una delle nuove orafe napoletane e la passione per questa attività le è nata grazie alla formazione sul campo, una passione che si sta trasformando in lavoro. Questo esempio potrà essere seguito da altri giovani tra i 16 e i 20 anni selezionati attraverso un bando pubblico del Consorzio Antico Borgo Refici, la Fondazione Comunità e il Comune di Napoli, che lavoreranno insieme per offrire a una ventina di giovani l'opportunità di un'adeguata formazione per diventare orafi e designer in un settore di grande tradizione a Napoli. Allo stesso tempo la collaborazione fra i tre soggetti consentirà di combattere il disagio e riqualificare il centro storico. Abbiamo l'onore di essere custodi di questa tradizione orafa. È un fatto per aiutare questi giovani a avvicinarsi, a diventare, io dico, degli artisti nel nostro settore, perché la manualità è ancora tuttora paga perché con tutti questi prodotti industriali che stanno per il giro ancora tuttora noi riusciamo a vendere i nostri prodotti che sono tutti pezzi unici e far avvicinare a questa arte, che l'arte orafa del Borgo Refici, che ancora sussiste, cioè esiste proprio grazie agli operatori che sono rimasti fedeli al Borgo Refici. Difatti tutte le aziende del nostro consorzio hanno all'interno la possibilità di creare gioielli unici e vogliono a loro volta che questa tradizione non venga a mancare. Già la tramandano da padre in figlio, però diamo una mano a Napoli, a questi giovani che forse non riescono ancora a inquadrarsi. Se hanno la forza e la manualità per fare avvicinarsi a questa attività, aiutiamoli. E grazie ovviamente al Comune di Napoli e alla Fondazione del Centro Comunitario del Centro Storico abbiamo lanciato questa sfida, farli avvicinare 10 giovani età compresa tra i 16 e i 20 anni a questa nostra attività. Io spero che si appassionino e diventano gli orafi del futuro.